una pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga Siamo vita. Siamo in compagnia di Daniele Pavoni al termine di questo pareggio 2-2. Tu hai fatto la rete del momentaneo pareggio. Ecco, ma al di là della considerazione tua, una partita difficile questa con la Cavese, squadra che non perdeva dal 20 di gennaio, l'ha fatto vedere anche qui a Castellammare. Sì, ma lo sapevamo già anche all'andata, è una squadra che gioca bene a calcio e che in determinati frangenti ti poteva mettere in difficoltà. Così è stato, però siamo stati bravissimi anche questa sera, non molliamo mai, e poi ci può stare qualche errore anche individuale. Abbiamo scoperto che Branduani è umano, però va bene così, non abbiamo mollato fino alla fine, abbiamo rischiato anche di vincerla negli ultimi minuti, quindi adesso dobbiamo pensare alla prossima. Ecco, invece il tuo gol a chi lo vuoi dedicare? Dedica classica, diciamo, una domanda da classica. No, i miei gol li dedico a tutti quei compagni che giocano meno ma che in altre parti avrebbero giocato di più, perché sono veramente bravi e non mollano mai, e a noi ci rendono la vita difficile durante la settimana, e quindi lo dedico a tutti loro. Sì, no, io sono andato a prendere il pallone, poi ho visto Max che era abbastanza carico, mi ha detto: Papo, ho detto va bene, lo vuoi tirare, tiralo. E se la sentiva più di te. Ecco, invece il rigore su di te nel primo tempo, perché per noi era chiaro rigore, però tu che stavi lì ce lo puoi spiegare meglio. L'arbitro ha detto che il fallo c'era ma era partito da fuori d'aria. Ma ha continuato in aria, però. Però sì, ha atterrato in aria, quindi ormai è andata. Vabbè, non ci pensiamo più. Quindi, ecco, però oggi meglio nel 3-5-2, diceva anche Max Gallini, oltre a fatto il discorso di avere gli esterni più alti, però avere El Wasni ti dà la possibilità di giocare diversamente, meglio averlo vicino. Ma anche il primo tempo abbiamo fatto benissimo, il primo quarto d'ora penso che loro non sono usciti mai dalla propria metà campo, e poi ci sono stati 10 minuti dove abbiamo allentato un po', dove loro sono venuti fuori perché giocano bene, e poi abbiamo tirato fuori il carattere. Secondo me moduli e non moduli ti possono aiutare, no, però alla fine l'atteggiamento quello nostro c'era e va bene così. Ecco, però adesso parliamo della partita di Catania. È vero che ci vogliono 7 giorni, però diciamo un Catania che rinvigorito sicuramente dalla vittoria a Catanzaro vorrà, diciamo, ecco, fare un boccone solo della capolista in casa. Ma ormai penso che chiunque venga da noi ci vuole mettere i bastoni fra le ruote. Noi lo sappiamo, dobbiamo fare il nostro e vedrete che anche lì metteremo in difficoltà noi il Catania.